l'Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l'invio di armi, servono a questo. Nel giorno in cui Mario Draghi incassa il sì della Camera agli aiuti all'Ucraina, il clima politico resta rovente. È un fatto assolutamente di cui non va trascurato il rilievo politico, perché c'è sicuramente un nuovo gruppo politico. Però noi sicuramente rimaniamo forti con i nostri valori, con i nostri ideali, col nostro progetto politico. Io ho tenuto sempre la barra dritta, quindi non posso accettare da questo punto di vista nessuna lezione, e soprattutto non è messo in discussione nessuna nostra collocazione internazionale. Il sostegno a Draghi non è messo in discussione. Quali sono le ragioni reali dello strappo? C'è chi pensa al limite dei due mandati? Beh, sicuramente il tema dei mandati non è una questione che ci rappresenta, perché siamo in gran parte del primo mandato in questo nuovo progetto, a crederci profondamente, ma le ragioni sono da accreditare alla politica estera, a ciò che i vertici del Movimento 5 Stelle hanno portato avanti come posizione in tema di politica estera. L'interlocutore diventa Luigi Di Maio o resta Giuseppe Conte? Noi facciamo una proposta politica seria per il futuro del Paese sui diversi temi. Dipenderà da loro rispondere in termini di contenuto, non dobbiamo scegliere noi. Di Maio ha scelto di uscire dal movimento, mi auguro che siano tutti sufficientemente responsabili scegliendo esattamente di dare continuità al governo. Chiederete un rimpasto dopo lo strappo nei 5 Stelle? No, assolutamente no, anche perché non abbiamo strappato noi, casomai c'è da capire qual è la ragione fondante che ha spinto Di Maio a strappare, se non quella di mantenere se stesso e di mantenere la compagine che gli è fedele al governo. Siamo dispiaciuti per questo teatrino, soprattutto del Movimento 5 Stelle. Prendiamo atto che c'è una ragione in più perché si va dal voto. Dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri. Non siamo mica stelle cadenti. La spaccatura tra i 5 Stelle, però, rischia di superare i confini del Parlamento e di invadere la sfera privata dei deputati. Io ho fatto una scelta molto dolorosa, ma ho seguito comunque il ministro Di Maio. E il mio futuro marito rimarrà nel Movimento 5 Stelle, quindi con Giuseppe Conte. Siete dell'idea di sposarvi sabato, nonostante questa divisione in politica? Ovvio. Ma nel pomeriggio a riunirsi è anche il Consiglio dei Ministri, che proroga le misure per contenere l'ennesima emergenza di un'estate già rovente. È arrivata l'estate, il clima politico è rovente, quanto scottano queste bollette? Il 50% più. Sì, sono intoccabili, scottano davvero. Tutto rovente, tutto, come l'estate. Young, but I'm not that bad.